Si è insediato questa mattina presso l'aula consiliare di via Giuseppe Mazzini il nuovo consiglio comunale di San Giorgio del Sannio. Un'adunanza prettamente formale e di adempimenti burocratici, con la formalizzazione delle nomine degli assessori e dei gruppi consiliari. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Giuseppe Ricci, il cui vice sarà Giovanna Annese, confermato l'assessore dal bilancio per Alessia Cettola, che ricoprì tale carica anche con la sindacatura Pepe. Non sono mancati gli spunti di dialettica politica, specialmente tra il sindaco e Maurizio Bocchino, capogruppo di San Giorgio protagonista, ma oggi, come detto, è stato un consiglio comunale di insediamento. Ogni altro confronto e dibattito, siamo certi, troverà terreno fertile nei prossimi consigli comunali. Tornando appunto alle questioni burocratiche, la presidenza del consiglio comunale è andata a Massimiliano Gaudino, il ruolo di capogruppo di maggioranza invece a Marcello Barrasso, presente chiaramente anche Giovanna Petrillo, che si è costituita come gruppo autonomo di minoranza. Numerosa la partecipazione dei cittadini, tra i quali era presente anche il candidato sindaco Franco Cuomo. Caro Ricci, questa mattina l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, un suo commento su quello che si è fatto, ovviamente sono state adempiute le dovute formalità. Sì, allora la giunta è stata nominata, sono state anche date le nomine per quanto riguarda i consiglieri. Un Consiglio Comunale aperto anche alle opposizioni, le quali si sono espresse per lavorare insieme per il benessere di San Giorgio. L'accogliamo molto favorevolmente questa apertura. Da parte nostra saremo sempre leali con tutti e soprattutto a breve porteremo avanti qualche protocollo di legalità. Bene, è stata una grande emozione sedere tra i banchi nuovamente del Consiglio Comunale. Questa volta lo facciamo dai banchi dell'opposizione, lo faremo in maniera molto determinata, convinta delle nostre idee. Certamente quando ci sarà di assumere un atteggiamento costruttivo non esiteremo a tenerlo. Abbiamo costituito il nostro gruppo consiliare formato dall'avvocato Rinaldi, dall'avvocato Bruno e da me. Li ringrazio per aver scelto me come capogruppo. Porteremo avanti la nostra azione, saremo sulla stessa linea che ci ha portato alla candidatura, quindi faremo pesare la nostra determinazione, la nostra competenza rispetto alle tematiche che saranno portate in Consiglio Comunale.